Va bene, una cosa importante, sono un medico, ecco. Sono un medico e da tanti anni, anche per una scelta personale, mi interesso dall'alimentazione. Grazie a Dio non sono un nutrizionista, ma ho una formazione medica accademica classica. Poi piano piano, diciamo, mi sono avvicinato ad un altro modo di vedere la medicina, mettendo al centro non più il sintomo, come purtroppo accade spesso, non più la specializzazione, ma mettendo al centro l'essere umano col suo aspetto fisico, emozionale, mentale e perché no anche spirituale. E quindi, diciamo, da questo punto di vista si parte con una visione a 360 gradi, nel limite del possibile, per cercare di capire quello che è la persona umana. Nel momento che io mi avvicino a comprendere quello che è la persona umana, posso anche più facilmente riuscire ad aiutarla in un percorso terapeutico, un percorso di guarigione. La guarigione è un percorso, non è che si può, che esce da una siringa o da una compressa o da un vaccino, roba del genere. Perché questa è una visione molto errata, sbagliata delle cose, molto parziale, per quanto ovviamente possono essere importanti certi farmaci in certi momenti, sia farmaci della medicina, chiamiamolo così ufficiale, sia anche farmaci della medicina naturale, perché no? Più armi abbiamo, più frecce abbiamo al nostro arco e più riusciamo a curare le malattie. Comunque la prima cosa è non ammalarsi. Quello che conta, diciamo, è la prevenzione, quindi. La prevenzione è l'ABC della salute. La salute parte dalla prevenzione. Ma la prevenzione non è l'attacco dell'ultima generazione, la risonanza magnetica o la PET, eccetera. Indubbiamente sono esami importanti, però quelli non è che fanno prevenzione, mi fanno una diagnosi precoce, perché nel momento in cui un'alterazione che emerge da un esame ematochimico o da un esame radiologico di altro genere, questo dimostra che c'è già stato un danno. Quindi in questi casi parliamo di diagnosi precoce. La prevenzione è quello che viene prima, cioè mettermi in condizione di non ammalarmi. Quindi diciamo quello che conta per non ammalarsi è il nostro stile di vita, quello che facciamo, quello che pensiamo e soprattutto quello che mangiamo. C'era un vecchio proverbio che diceva: dimmi che mangi e ti dirò chi sei. E in effetti è giusto, perché dal punto di vista chimico e anche fisico, tante sostanze che vengono processate nel nostro organismo sono quelle che poi determinano una salute più o meno buona. Consideriamo che in un anno, e anzi durante tutta la vita, ognuno di noi mangia un paio di tonnellate di alimenti, insomma, tanta roba, veramente. Quindi diciamo è fondamentale, basilare quello che facciamo. E per avere un'alimentazione sana bisogna ritornare a un'alimentazione che sia il più possibile fisiologica. Quando noi si andava a scuola, mi ricordo che ci insegnavano che l'uomo all'inizio era cacciatore, poi è diventato allevatore e poi agricoltore. Ve lo ricordate? Questo è un grande falso settecentesco che poi è stato smentito da tutti gli studi antropologici. Cioè, gli studi antropologici sono quelli che sono basati sullo studio dell'evoluzione degli ominidi in questo caso. Gli ominidi, pensate, che sono già sorti 12 milioni di anni fa, è stato trovato un ominide addirittura di 12 milioni di anni fa a Mwanza sul lago Vittoria, quindi sempre nella zona di Tanzania, Kenya, Uganda e Somalia, dove del resto, diciamo, ha avuto origine la culla dell'essere umano, come di tutti gli ominidi, i quali ominidi poi si sono suddivisi in due grandi gruppi. Ci sono gli ominidi della foresta, sono ominidi che hanno gli arti anteriori molto lunghi, i posteriori più corti, sono molto rapidi a salire sugli alberi e a nascondersi. Praticamente questi ominidi fanno parte dello scimpanzé, il bonobo, il gorilla e un altro nostro cugino, l'orango e il gibbone, che poi sono tipici anche dell'Asia. Mentre invece degli ominidi della savana c'è rimasto soltanto l'Homo sapiens, gli altri si sono estinti. Però se non ci comportiamo bene si estingue anche l'Homo sapiens per quanti siamo al mondo. Anche i dinosauri sembravano che fossero invincibili, però poi purtroppo la storia e
e la biologia ci hanno dimostrato delle cose ben diverse. Comunque noi, per ritornare ad avere una vita sana, bisogna ritornare a fare una vita ben fatta, con un'alimentazione corretta. Qual è l'alimentazione corretta? Ce lo insegna l'anatomia comparata e la fisiologia comparata. Cos'è l'anatomia e la fisiologia comparata? Sono delle scienze che studiano le differenze strutturali fra l'uomo, in questo caso, ed altri animali per vedere come ci sono stati determinati tipi di evoluzione anziché altre. Quindi a un certo punto vediamo e compariamo quello che è, ad esempio, l'essere umano attuale rispetto a quello che può essere un carnivoro, visto che si parlava che l'uomo era un cacciatore, eccetera. I carnivori soprattutto, è chiaro che ci riferiamo a quelli più vicini a noi, quindi ci riferiamo soprattutto a felini, a cui appartiene il gatto, il leone, eccetera, i canidi, il cane, il lupo, la iena, eccetera, che sono quelli, diciamo, che dal punto di vista evolutivo sono più vicini all'uomo. E vediamo però che ci sono delle similitudini, però soprattutto ci sono delle grandissime differenze, proprio perché abbiamo sviluppato una fisiologia alimentare completamente diversa. Se io prendo, esempio classico, un leone, un gatto, proprio l'esempio per eccellenza del carnivoro, vediamo che sono animali quadrupedi, hanno le zampe anteriori e posteriori munite di artigli, addirittura nei felini gli artigli sono retratti, infatti se vedete il cane, la pantera, il leone, la tigre, eccetera, camminano sui polpastrelli delle dita e tengono le unghie retratte. Nel momento che devono aggredire, tirano fuori le unghie. Se giocate col gatto ogni tanto, magari esagerate un pochino, qualche graffio lo prendete. Pensate a quello che succede con un leone che ha delle unghie lunghe 20 cm, quindi una zampata di leone sono 5 pugnalate date con la forza del leone. È per questo che riesce ad avere la meglio su individui o su organismi ben più grandi di lui, come può essere la giraffa, come può essere il bufalo cafro, la zebra, insomma sono grandi, perché ora quelli dei circhi sono abbastanza piccolini, ma se andate nelle savane, se qualcuno ha avuto questa occasione, insomma, sono veramente impressionanti questi animali. Un bufalo, insomma, dice, al Garrese a questa altezza qui, insomma, sono animali che pesano delle tonnellate. Ma il leone, che pesa qualche centinaio di chili, è in grado lo stesso di essere più potente di lui. Infatti, diciamo, tutti questi felini hanno queste unghie retrattili, hanno una bocca che prende almeno la metà del muso, molto grande, con denti che servono per dilaniare le prede, soprattutto i canini. E insieme a questo hanno un odorato molto sviluppato che li porta a ricercare degli odori di carne o di altri animali, odori ferini, odori di animali uccisi, che li attira. Cioè loro sono proprio attirati da questo odore. E hanno la caratteristica, tra l'altro, di avere una visione notturna. Ma perché hanno una visione notturna? Perché tutti i predatori si nascondono bene nel buio, un po' come i ladri, no? Lavorano bene di notte, quando per altri esseri viventi la situazione è abbastanza difficile, abbastanza oscura, ad esempio per noi. Ed è per questo che hanno una retina, che sarebbe poi l'epitelio sensitivo dell'occhio, molto ricca di bastoncelli che servono per vedere nel buio, però povera di coni che invece servono per vedere a colori. Come abbiamo detto poi, il tubo digerente è un tubo digerente che inizia, diciamo, con una bocca particolarmente grande, con denti incisivi che sono piccoli, denti canini molto lunghi, pensate ai denti del gatto, e la presenza di denti ferini. I denti ferini sono denti a doppia punta che servono per tranciare le carni. Se il cane e il gatto facessero movimenti laterali della mandibola, si spezzerebbero questi denti e non potrebbero più mangiare. Infatti, proprio se guardate il cane e il gatto come mangiano, questi movimenti laterali non li possono fare. Dicevo, se mancano delle sedie, magari qualcuno può venire anche qui, si può mettere seduto qui davanti, anche per terra, magari non c'è tanto sporco sul tavolo. Ecco, va bene, no, perché dispiace vedere persone in piedi. Io sto in piedi perché mi sento, sono un peripatetico, come ho detto prima. Quindi per me non ci sono problemi. Prendete pure tutte le sedie.
Comunque, ecco, ritornando a noi, abbiamo questi carnivori che hanno questa dentatura particolare, hanno una scarsa produzione di saliva, è una saliva leggermente acida e soprattutto la loro digestione inizia a livello dello stomaco, perché poi a livello, diciamo, della cavità orale ci sono le carni, gli altri, le ossa, eccetera, e gli altri parti organiche di cui si nutrono, che vengono praticamente sbranate e dilaniate. Mentre invece lo stomaco è estremamente ricco di acido cloridrico, un pH 1, mentre noi abbiamo un pH 2 quindi, e anche 3 in certe situazioni, quindi c'è oltre da 10 a 100 volte la differenza di concentrazione di acido cloridrico. Noi siamo molto meno cloridrici di loro, proprio perché loro devono digerire le proteine animali che sono molto acide. Le proteine animali sono molto acide, loro addirittura si producono i carboidrati con le proteine. Non è che loro si nutrono di zuccheri, perché gli zuccheri anche complessi, gli amidi, le cellulose, eccetera, fanno parte del mondo vegetale, non del mondo animale. E siccome si produce una notevole quantità d'ammoniaca, perché le proteine contengono parecchia ammoniaca e diventa, diciamo, anche un problema digestivo abbastanza importante, i carnivori quando non mangiano che fanno? Dormono. Se avete il gatto a casa lo vedete, perché o gioca o mangia o dorme. Dorme perché ha bisogno di lunghissimi periodi per la digestione, nonostante che abbia un fegato in proporzione ben più grande del nostro, ben più attivo, proprio per metabolizzare, per acetilare, per bloccare queste sostanze ammoniacali trasformandole in urea. Cioè c'è proprio tutta una struttura particolare. L'intestino è breve perché chiaramente, essendo un intestino legato a un animale che si nutre di carne, quindi si crea un ambiente acido in questo intestino, si ha la presenza soprattutto di clostridi e di eobatteriacee, che sono dei batteri che ci sono anche nel nostro intestino, però è bene che siano pochi, e soprattutto, diciamo, hanno anche un sistema immunitario che agisce in una situazione più acida rispetto alla nostra, proprio per questa struttura acida legata al tipo di alimentazione che hanno. Ma se io questo poi lo confronto con quello che può essere un ominide, mi riferisco a un ominide della savana, il più semplice siamo noi, anche se poi ci siamo spostati in altre parti del mondo grazie all'intelligenza, eccetera, grazie a voler sperimentare, alla curiosità, vediamo che abbiamo delle caratteristiche molto diverse. Intanto abbiamo preso la posizione bipede. La posizione bipede ci serve per utilizzare le zampe anteriori per prendere cosa? La frutta, bacche, semi, germogli che facevano parte della nostra alimentazione. Addirittura le zampe anteriori sono prensili con il pollice opponibile. Guarda, strano caso, proprio il calibro, la dimensione giusta per prendere una mela, un'arancia, una banana, no? Non è casuale questo fatto qui, che siano proprio di questa dimensione i nostri arti superiori. Dice sì, ma che noi abbiamo le unghie, certo che le abbiamo, però le nostre unghie non sono più artigli, sono diventate piatte e servono soprattutto per difendere cose, i nostri polpastrelli, perché i nostri polpastrelli sono diventati estremamente sensibili. Perché sono sensibili? Perché io col polpastrello sensibile tocco un oggetto, tocco una mela, è un po' acerba, cioè ci vuole una sensibilità perché è molto profonda per capire la solidità o meno, se è liscio, se è ruvido, un oggetto che tocchiamo. Soltanto l'essere umano e pochissimi altri hanno una sensibilità così profonda sulle zampe anteriori, sulle nostre mani in pratica. E quindi è importante che siano ben difese. Questo a cosa serve? Serve per capire l'alimento di cui ci dobbiamo nutrire e quello invece di cui non siamo ancora in grado di nutrirci. Per questo motivo abbiamo anche una visione colorata, abbiamo la visione molto ricca di coni, pochi bastoncelli che servono per la visione notturna. Infatti, per esempio, noi sì, di notte ci vediamo fondamentalmente perché c'è l'inquinamento luminoso, perché, o magari c'è la luna, perché se ci fossimo, diciamo, in una situazione di savana, senza luna, di notte quando è nuvoloso, noi non vediamo assolutamente niente, ma il leone ci vede e come, ecco, basta la luce delle stelle. Quindi noi in queste situazioni lì l'uomo si rifugiava sugli alberi,
o altrimenti in certe grotte si chiudeva perché non venisse poi aggredito dai predatori, in quanto che l'uomo è una preda. È una preda e non è un predatore e quindi è una vita diurna, anche per il discorso dei colori. Per cui durante il giorno diciamo, si recava, migrava, era un nomade, si recava diciamo, a nutrirsi determinati bacchi, determinati frutti, determinate radici. Ecco, quello più o meno è stato l'inizio della nostra evoluzione. Per lo stesso motivo, diciamo, il nostro odorato e il nostro gusto ci porta verso certi odori, verso certe cose, verso certi alimenti anziché altri. Se io, per esempio, regalo un profumo a una signora, i profumi che piacciono sono profumi di origine animale, di topo morto, no? Sono ripugnanti certi odori, no? Mentre invece che sono un bel odore di gelsomino, un odore di mela, un odore di fruttato, si ritrovano diciamo tutti i profumi che se voglio regalo a una signora. Ovviamente un gatto o un leone non sono assolutamente attratti da questo tipo di odori, loro ricercano determinati altri tipi di odori, ricercano altri tipi di alimenti. Io porto sempre l'esempio del topo morto e della mela. Se io metto qui sul tavolo, infatti vedo il topo morto, già è ripugnante, no? Metto un topo morto e una mela. Viene un bambino che mangia la mela, ci metto un gattino che prende il topo, gli interessa la mela? No, perché? Perché è carnivoro e l'uomo non lo è. Il motivo è questo. Dice, sì, ma l'uomo è onnivoro. No, non esistono animali onnivori. Ogni essere vivente ha una sua nicchia ecologica. Il formichiere mangia le formiche. Il bue mangia l'erba, a parte che ormai purtroppo mangiano ben altro negli allevamenti, a parte che devono campare poco, quindi danno flocculati di soia e di mais, eccetera, eccetera. Il leone fondamentalmente mangia la carne e quindi diciamo sono proprio delle situazioni anche fisiologiche ben diverse. E questo poi è legato al fatto stesso della struttura del nostro tubo digerente, che fra l'altro è lungo non tre volte l'individuo come accade nei carnivori, bensì lungo otto volte, quindi mediamente circa tre volte più lungo, proprio perché ha una digestione diversa, una digestione degli vegetali. Ma non è un erbivoro come tante volte si sente dire, perché gli erbivori hanno una struttura ancora diversa, hanno quattro stomaci e sono in grado di digerire delle sostanze che per noi invece servono come fibre, tipo la cellulosa, la lignina e altre sostanze similari, la pectina, eccetera. Da noi no, queste servono soltanto per il buon transito intestinale. Quindi noi ci siamo bacche, semi, frutta, germogli. Questo è quello di cui si deve nutrire l'ominide. Per questo abbiamo una bocca particolare in cui ci sono gli incisivi della stessa lunghezza del canino. Il canino praticamente è diventato un incisivo conico, Viene chiamato canino perché è l'evoluzione del canino dei carnivori, però ha perso completamente il significato di aggressione. E infatti, dal punto di vista dell'evoluzione dell'uomo, dal punto di vista degli studi antropologici dei nostri antenati, è stato visto che la diminuzione di lunghezza del canino è corrispondente a un aumento del volume cranico, quindi dell'aumento del cervello. Se fosse vero, come qualche sprovveduto dice, che l'uomo è diventato intelligente perché mangiava carne e prodotti animali, sarebbe l'opposto, no? Perché chiaramente uno avrebbe bisogno di canini più lunghi per nutrirsi di certi alimenti. Poi mancano totalmente i denti ferini, che sono quei denti taglienti a doppia punta di cui dicevo prima, per le carni, che sono sostituiti da denti premolari e molari. La parola molare e premolare, capiamo, no? Ci ricorda la mola del mulino, perché le cose vengono ben triturate, vengono ben insalivate, abbiamo una saliva che è leggermente basica, ricca di lisozima con disinfettante e soprattutto molto ricca di un enzima che si chiama ptialina. La ptialina serve per la digestione degli amidi. Ora, gli amidi si trovano solo ed esclusivamente in ambito vegetale, quindi la ptialina il gatto o il leone non ce l'ha e anzi, se gli date dei prodotti a base di amidi, gli fate anche un danno alla salute, perché poi causa diarrea, causa il malassorbimento intestinale nel carnivoro. Quindi il gatto tante volte che mangia
la pasta asciutta non è che sia l'alimento ideale per il gatto, assolutamente. Il nostro intestino poi, diciamo, una volta che abbiamo una masticazione, perché noi abbiamo una masticazione molto fine, molto sottile, infatti gli antichi dicevano prima digestio fit in ore, cioè la prima digestione sia fatta in bocca. Ma da noi in effetti comincia lì perché c'è l'effetto della ptialina. Dopodiché, diciamo, il bolo passa attraverso l'esofago, arriva nello stomaco dove trova un ambiente indubbiamente acido e serve per la digestione degli animali e delle proteine, ma non delle proteine animali, che avrebbero bisogno di un ambiente ancora più acido, bensì delle proteine vegetali. Cosa che invece purtroppo accade e l'uomo si trova spesso in condizioni di non riuscire a digerire perché chiaramente ha delle proteine con delle caratteristiche diverse. Poi l'intestino è più lungo, con determinate caratteristiche, proprio perché c'è bisogno di una maggiore superficie d'assorbimento. Anzi, addirittura l'ultima parte dell'intestino, che è l'intestino crasso, colon, che struttura ha una struttura con austre, avete visto? No, non è cilindrico, uniforme, ma ha delle dilatazioni. E questo è tipico di tutti gli animali che si nutrono di vegetali e di foglie. È evidente che questo non serve al carnivoro, infatti i carnivori hanno un colon che è liscio, è cilindrico, proprio perché hanno un tipo di alimentazione diverso. Quindi, diciamo, già dal punto di vista strutturale, anche senza andare in altri argomenti, si vede che siamo già su due piani, dal punto di vista fisiologico, completamente diversi. Ed è evidente che man mano che io mi allontano da un'alimentazione che è quella primigenia, che è quella fisiologica, e che è stata portata avanti per milioni di anni, fino a qualche 10-15 mila anni fa, e quella andava bene, poi cambiando l'alimentazione e sono cominciati i problemi. Ma perché l'uomo ha cambiato alimentazione? Ha cambiato alimentazione perché ha cominciato a sperimentare, l'uomo ha sempre sperimentato tutto. E poi soprattutto al periodo sciamanico, il periodo animista, e l'uomo pensava di prendere la forza dell'animale mangiandolo, facendo un gravissimo errore, perché per avere la forza del toro io non devo mangiare il toro, ma devo mangiare quello che mangia il toro, non so se rendo il concetto, no? L'errore di fondo è stato questo, però aveva un certo senso magico per cui l'uomo ha sviluppato tre aspetti contemporanei, che sono il carnivorismo, il cannibalismo, cioè mangiare propri simili, vivi, delle tribù vicine per prendere la loro energia, e poi la necrofagia, cioè mangiare propri morti. Ora, certe situazioni sono state viste aberranti, no? Sono state viste, si sono abbandonate negli ultimi millenni. Fino a 3.000 anni fa l'uomo, anche in Occidente, era cannibale, poi ha abbandonato il cannibalismo. E poi ultimamente, diciamo, nel secolo scorso è stato abbandonato anche la necrofagia, che era rimasta a Nuova Guinea, grazie agli studi che ha fatto il professor Burkitt, che è stato uno dei più grandi scienziati moderni, penso che abbia preso anche il Nobel, che dimostrò l'esistenza delle malattie da prioni, cioè la malattia della mucca pazza, che non è che viene solo da mucca pazza, perché se io mangio il cervello di uomini morti, lo stesso, diciamo, si forma questa malattia, che in Nuova Guinea chiamavano Kuru, col K, Kuru, e lui dimostrò che c'era questo legame fra questa malattia che si sviluppava in tantissimi casi nella popolazione, proprio dimostrando questo legame. È chiaro che dimostrato quel legame lì c'è stato un crollo verticale e in pochi anni è scomparsa la necrofagia. Quello che invece resta ancora di aberrante è il carnivorismo, perché il carnivorismo ormai è stato visto come qualcosa di acquisito, tante religioni hanno questi aspetti dell'offerta alla divinità di animali che venivano uccisi e cose di questo genere qui, per cui è un pochino più difficile, però ormai, diciamo, la consapevolezza si sta sviluppando, per cui come noi siamo un gruppo senz'altro minoritario rispetto alla popolazione mondiale, però sta crescendo sempre di più. Per esempio, soltanto in Italia i vegani crescono di 1.000-1.500 unità al giorno, cioè veramente sono tanti, è una crescita poi esponenziale. Io mi ricordo nell'85 andai a un incontro dell'allora Associazione Vegetariani Italiani, ero vegetariano a quell'ora, non ero ancora vegano, e c'era il professor D'Elia e il professor Fedi, che erano vegani. Il professor D'Elia è morto, Fedi forse qualcuno conosce di nome, ora ha quasi 100 anni, ma ha una testa formidabile, è un professore d'anatomia patologica all'Università di Roma, mi racconta tutta la sua storia. Sono persone che erano degli illuminati, ecco, diciamo così. Poi piano piano, diciamo, tutti noi ci siamo
avviati in una direzione di questo tipo qui, proprio di cambiamento dell'alimentazione. Perché poi il problema dell'alimentazione non è venuto tanto quando per motivi magici l'uomo ha cominciato a mangiare certi alimenti, è venuto quando questi alimenti sono aumentati di quantità. Quando è che sono aumentati di quantità? Quando con la rivoluzione industriale è stato possibile utilizzare un'agricoltura intensiva, per cui sono stati messi a pascolo tanti terreni, sono stati sviluppati gli allevamenti prima nei campi e poi dopo purtroppo, come accade ora, insomma, penso che avete parlato anche prima, in queste stalle, in queste situazioni assurde dove l'animale praticamente è considerato soltanto una macchina per la produzione di proteine, a parte che è una macchina per la produzione di proteine che lavora a rovescio, perché ha bisogno di 13 kg di proteine vegetali per fare 1 kg di proteine animali. Quindi insomma qualsiasi fabbrica che lavorasse in quel modo lì sarebbe una fabbrica da chiudere immediatamente, no? Da fallimento in una settimana, cosa che invece diciamo qui va avanti per forza d'inerzia, chiamiamola così, un certo modo di vedere le cose. E questa ha portato poi con questo sviluppo all'aumento di certi tumori, all'aumento di consumo di queste carni. Voi pensate che nel 1861, momento dell'Unità d'Italia, il consumo pro capite annuo di carne era di 3 kg, cioè praticamente le famiglie, erano famiglie numerose, ammazzavano il maiale per Pasqua, per Natale, e ci facevano gli insaccati e ci campavano tutto l'anno. Poi probabilmente c'erano i nobili che mangiavano, i borghesi di più, e la povera gente che praticamente aveva una dieta vegetariana, se non proprio vegana. Intendiamoci bene, la parola vegana non viene da vegetale, Veda veg, che significa sano e forte. Ecco. Poi dopo è stata usata da questi inglesi che vegetarian mise vegan. Però la radice è una radice pre-indoeuropea delle lingue che hanno dato origine al sanscrito, al latino, all'alto tedesco, eccetera. Veg. Veg significa forte. V, dove c'è questo, dove c'è la V. Per esempio vir, che è l'uomo, vis, che è la forza. Virense, che vuol dire verde, virgo, che vuol dire donna vergine, nuova, no? Sono tutte parole, diciamo, che dal punto di vista vega hanno origine proprio da questo termine. Vabbè, chiusa parentesi di glottologica, insomma, tanto per dare un'idea di dove vengono certi termini. Poi che è accaduto? Che, diciamo, con l'aumento dello sviluppo tecnologico, questo consumo di carne è aumentato in modo esponenziale, siamo arrivati a 100 kg di carne, 100 kg di formaggio, 20 kg di pesce. Questo qualche anno fa, perché non so se lo sapete, io parlo, un amico che lavora alla Coop, si interessa proprio della macellazione, la Coop ha detto che loro hanno perso il 40% di consumo di carne e mi pare il 30-35% del consumo di latte. Ma infatti si vede, perché se noi andiamo negli scaffali dei supermercati, una volta c'era tutto il latte di cima a fondo, poi c'erano tre buste di soia, magari che erano scadute il mese prima, perché magari erano lì tutte piene di polvere, ma ora diciamo metà degli scaffali, soprattutto di certi alimenti, sono alimenti diversi d'origine vegetale. L'altro giorno era l'S lunga, c'è qui l'S lunga, sì, insomma, più o meno, tipo la Coop, no? E c'era sempre in fondo allo scaffale dove c'era il latte, c'era una parte dove c'erano tutti gli alimenti vegetali. E non l'ho trovato, ho detto scusate, ma dice no, siccome non ci stavano più, noi abbiamo preso, hanno fatto uno scaffale lunghissimo, tutto pieno di questa roba. Dice, si è aumentato esponenzialmente la vendita di certi alimenti e quindi chiaramente loro sono commercianti, l'hanno aumentato decisamente la parte, diciamo, che si interessa a questo. Comunque sì, ecco, diciamo, questo cambio d'alimentazione ha portato a un aumento dell'incidenza dei tumori, che era uno ogni 600 persone, nel 1861 a uno ogni due. È venuta, si è formata in gran parte la famigerata triade, la famigerata malattia metabolica, che è una triade terribile, che è diabete, obesità e ipertensione, una persona ogni due ha problemi cardiovascolari. Ora meno male c'è lo stent, c'è il bypass, ci sono gli antipertensivi, insomma qualche cosina si riesce a recuperare. Però che accade? Che l'Euristat, che sarebbe l'Istat europeo, qualche anno fa, del resto se l'andate a cercare lo trovate su internet, ha mandato proprio una comunicazione all'Italia dicendo attenzione, dice mediamente i paesi europei stanno migliorando nella loro alimentazione, in Italia no. Nell'Italia c'è stato, a causa dell'alimentazione, un aumento dell'incidenza
di malattie croniche. Infatti prima gli italiani arrivavano a 70 anni, mediamente in buona salute, e ora all'età di 60 anni il 90% per almeno una malattia cronica. E questo, diciamo, all'inizio è stato come sempre sottovalutato. Poi dal 2015 è stato visto dal registro di mortalità. Il registro di mortalità è il registro in cui riporta tutti i nati, i morti dell'anno, le cause di morte, eccetera, che ci sono stati 45.000 morti in più non previsti. Quindi la vita media italiana ha raggiunto un apice legato, diciamo, al miglioramento delle situazioni igieniche, alle fognature, che non c'è più carenza di alimenti mediamente, eccetera. Per cui, diciamo, siamo arrivati al vertice, all'apice della piramide, ora stiamo scendendo. Aiuto, aiuto, che è successo? Istituto Superiore di Sanità è stato subito sentito, e udite, udite, cosa ha detto il responsabile dell'Istituto Superiore di Sanità? Che ci sono stati 45.000 morti in più perché le persone non si sono vaccinate contro l'influenza. Cioè, non è che è un problema alimentare, è l'influenza, perché certe cose non si possono toccare, guai. Però nel frattempo l'Organizzazione Mondiale della Salute, tramite l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, ha pubblicato una monografia proprio, una data che secondo me andrebbe scolpita, come la Fondazione di Roma, il 26 di ottobre del 2015, ha pubblicato questa monografia in cui dice chiaramente che la carne è cancerogena, tutta la carne una volta cotta. E addirittura la carne rossa è già cancerogena da cruda. Infatti è stata messa tutta la carne cotta nel gruppo 1, insieme all'amianto, insieme a, che vi posso dire, alle radiazioni ionizzanti, Fukushima, Chernobyl, benzopirene delle sigarette, il catrame, eccetera. E la carne rossa, perché vogliono fare ulteriori studi, però dal punto di vista biochimico è già conosciuto bene l'effetto cancerogeno, nel gruppo 2A. Che è quel gruppo in attesa poi di passare all'1. Ecco, gruppo 2A, per esempio, è in compagnia del famoso glifosate, che sarebbe poi un diserbante. Questa è la carne rossa buona, biologica, di cinghiale, di cervo ammazzato nella foresta, che non è stato assolutamente trattato con sostanze. Questi sono dati inconfutabili che sono stati pubblicati, si trovano in inglese e in francese, perché poi ovviamente sono le lingue più parlate nel mondo, proprio sul sito dello IARC. Andate a cercare Processed Meat, IARC, e ci mettete la data e ve lo trovate, quel documento lì. Un documento che è stato tradotto anche in italiano, e mi telefonò un deputato di 5 Stelle, Mirko Busto, mi disse, Merciati, dice, ma io ho visto la traduzione italiana di quel, ma mi pare che ci sia qualcosa che non torni in questa traduzione. Ho detto, vabbè, mandamela, no, mi metto lì, perché io non ce l'avevo la traduzione italiana. Sicché la stampa me la mandò su un'email e avevo anche avevo l'originale in inglese. Dopo gli ho chiamato e ho detto, guarda, quella traduzione lì è stata fatta da un avvocato, perché è stata fatta in modo di dire e di non dire, di sviare l'attenzione quando si parla di certe cose e improvvisamente ti si mette a parlare dell'importanza dell'attività fisica. Certo che è importante l'attività fisica, ma il lavoro che ha fatto lo IARC non è che parlava di attività fisica, parlava esattamente di alimentazione. Sono stati presi in considerazione 800 lavori sulle riviste più importanti degli ultimi 15-20 anni. Sono stati studiati da 22 scienziati di 10 paesi diversi e sono tutti arrivati a una conclusione univoca, non è che c'era qualcuno che si è dissociato, perché lì poi 2 più 2 fa 4, insomma, sono cose abbastanza precise. E quindi di modo tale che noi ci troviamo di fronte a gravissimi problemi alimentari, con una vita media che sta ancora scendendo. Perché? Perché poi a un certo punto, mangiando male, non soltanto ci facciamo male per noi, ma poi roviniamo anche i geni dei nostri figlioli. Perché si parla, c'è tutta una scienza che si chiama epigenetica. Una volta si pensava alla genetica che era così e basta, hai dei geni buoni, sei a posto. Invece che succede? Che se ho dei geni buoni però mangio male, li metilo, li blocco, e quindi ci sono soprattutto una serie di geni che si chiamano oncosoppressori, che, come dice bene il termine, bloccano i tumori, che sono metilati nelle persone che hanno mangiato troppi grassi saturi e troppe proteine. Queste qui, diciamo, già se io faccio una cosa di questo genere qui danneggio per 3 generazioni, perché già madre, io già la bambina che nasce ha già gli ovuli del nipote, no?
perché quando nasce nell'ovaio della bimba, per quanto piccolina sia, ci sono tutti questi ovolini. È stato visto che questa disgrazia, chiamiamola così, va avanti per 6 generazioni. E infatti tante volte ci si rideva una volta, no? Poi siccome i vecchi una certa intelligenza ce l'avevano, quando c'erano le maledizioni nella Bibbia andavano sempre avanti per 7 generazioni. Infatti la 7ª generazione ritornava senza queste malattie. E un esempio, per esempio, una famiglia mia, e avevo un trisavolo che era un noto salumaio della Versila che ha insegnato a fare salumi a tutti. Tutti i salumi della Versila, che sono anche famosi questi salumi, sono dovuti al fatto che questo mio antenato era una persona che ci capiva veramente. Però che è successo? Che se vado a vedere l'albero genealogico di questo mio antenato, di tutti i suoi discendenti non ce n'è uno che si è salvato dal tumore. Addirittura c'è un ramo collaterale della mia famiglia, abbastanza lontano, che si sono resi conto di questo gravissimo problema e oltre il 50-60% di questo ramo, ma sono tanta gente, sono diventati tutti vegani perché si sono spaventati. Giustamente perché se ne ha reso conto di quello che succedeva con un certo tipo di alimentazione, avendo bloccati gli antigeni oncosoppressori, che molto probabilmente ho bloccato anch'io. Però io vado tranquillo perché io prodotti d'origine animale e acidi grassi saturi cerco di non prenderli. Perché? Perché il problema grosso, diciamo, oggigiorno sono 3. Uno, il consumo di carne e altri prodotti d'origine animale. 2, la carenza di frutta e verdura cruda. 3, la carenza di fibre. 4, c'è il problema degli additivi alimentari. Poi c'è il problema degli alcolici, c'è il problema delle droghe, insomma sono tanti problemi. Sono tutte cose che portano poi a un peggioramento della qualità della vita umana e portano poi purtroppo a una serie gravissima di malattie. Quando io vado all'ospedale, è inutile che io ci vada con un tumore e che poi vada all'ospedale e che il medico mi dica sì, lei mangi pure quello che vuole e magari in ospedale ti danno da mangiare, che sono, lo stracchino e la bistecchina, e questo non va mica bene, eh? È un po' come se andassi all'ospedale e mi dessero le sigarette. A un bambino va all'ospedale, ti do le sigarette, perché dal punto di vista della cancerogenicità è la stessa cosa, Quindi bisogna starci veramente, ma veramente attenti, bisogna cambiare un certo modo di ragionare. Purtroppo anche tanti miei colleghi ci cadono, ma per un motivo molto semplice, che in Italia non esiste alla facoltà di medicina e chirurgia nessun esame sull'anatomia comparata, credo che sia sparito 70-80 anni fa. Poi non esiste nessun esame sull'alimentazione, nemmeno un'ora. Quindi diciamo quel poco che sanno sull'alimentazione, perché gliel'hanno detto magari degli informatori farmaceutici, che loro hanno intenzione di vendere degli integratori, non certo perché la gente mangi bene, no. Cioè se un'azienda, voglio vendere, non è che voglio che la gente si comporti bene e che io non venda niente. E questo purtroppo ha portato a una disfunzione, una deviazione della vera medicina, con tutti i problemi annessi e connessi che oggi conosciamo, che sono sempre più gravi. Però siamo sempre in tempo, diciamo, a qualsiasi età, a cambiare il nostro stile di vita. È importante non tanto, non solo per noi, ma per tutti i nostri amici, i nostri parenti, i nostri conoscenti. Per esempio ho fatto questa scelta, quando ho tempo libero io vado sempre a parlare. Ci guadagno mica nulla, non è che il fruttivendolo dell'angolo di casa mia mi dà le percentuali. Non faccio il comparaggio con la frutta e la verdura, a differenza di qualcun altro che magari lo fa con chemioterapici o prodotti di quel genere lì. Questa fondamentalmente è la differenza di base, purtroppo. E quindi diciamo, siete qui e sorbite, diciamo, questa specie di predicozzo che sono venuto a fare per tutti voi, perché perlomeno ci ragioniate col vostro cervello, poi piano piano uno si approfondisce, cerca studi, cerca quello che vuole.